siamo leader sul mercato per un prodotto di derivazione di matrice vegetale, che è un principio attivo che viene usato sia come integratore alimentare, ed è il BPF. BPF con una quantità diversa di polifenoli che ne danno il titolo, quindi abbiamo, diciamo, questo prodotto che viene venduto a più partner nel mondo. In particolare i nostri partner commerciali sono più dislocati non in Italia ma diciamo in varie parti del mondo. Questo prodotto ormai è un prodotto di punta, viene molto richiesto, lo vogliono perché ha una base scientifica che ne acclara la validità. Ed è un prodotto specifico che viene utilizzato per la sindrome metabolica. È vero anche che questo prodotto è un prodotto che serve, è utile per i diabetici, è utile anche per abbassare il colesterolo e quindi può essere tranquillamente associato ad una dieta, così come all'uso di farmaci per le malattie legate al sistema cardiovascolare. E questo prodotto è un prodotto che viene, come dicevamo prima, principalmente estratto su base agrumaria, in particolare dal bergamotto che viene prodotto in particolare su questa zona, che è la zona della fascia ionica dove ha sede la società, ed è anche in quantità che bisogna considerare comunque ridotte rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno e la domanda, in quanto trattandosi di prodotto sulla base naturale è normale che noi dobbiamo fare i conti anche con le stagioni, andare anche dietro a quelle che possono essere le problematiche anche di natura climatica del prodotto. È un prodotto tra l'altro bio, in particolare voglio dire non ha bisogno di essere trattato, quindi è un prodotto che può rientrare tranquillamente nella catena bio, ed è un prodotto il cui principio attivo può essere utilizzato da solo ma anche in combinazione con altri principi attivi di estrazione vegetale, su cui l'azienda punta moltissimo, su cui c'è una ricerca e sviluppo da parte dell'azienda che ha dei settori particolari di ricercatori che vanno a studiare le combinazioni e le caratteristiche per dare sempre più una caratterizzazione salutistica. E ci stiamo comunque, stiamo cercando di lavorare molto sulle combinazioni di questo prodotto con altre matrici vegetali autoctone del luogo, e quindi la nostra azienda, che è specializzata sui principi attivi ad estrazione vegetale, sta anche facendo degli studi particolari su altri prodotti come il carciofo, così come per esempio la mela e altre matrici, ferule eccetera, che sono tutti prodotti che hanno una copertura brevettuale, perché la nostra società è una società innovativa e quindi è registrata come tale, e quindi ha come già core business quello di realizzare e investire nell'attività di ricerca e sviluppo. E accanto a questa attività primaria, che è quella della realizzazione, dell'estrazione dei principi attivi che poi vengono commercializzati in varie parti del mondo e raggiungono una forma finita da parte dei nostri partner finali, noi diciamo stiamo anche studiando come azienda di arrivare alla realizzazione di prodotti finiti da lanciare anche sul mercato insieme a dei partner commerciali. E prodotti naturalmente che sono sempre nell'ambito del salutistico e quindi nell'ambito più che altro non solo è collegati anche a integratori alimentari ma anche in più branche, si parla di dermocosmesi, si parla voglio dire di integratori, si parla di patologie anche varie relative, che ne so, alla sindrome metabolica, problemi legati al diabete, problemi dermatologici eccetera. Queste linee di prodotto che noi vorremmo lanciare sul mercato in forma finita partono sempre da una combinazione dei principi attivi che sono comunque prodotti dall'azienda. Abbiamo anche però fatto negli ultimi periodi, diciamo, anche delle forme di partnership con altri soggetti che per esempio avevano anche loro un bagaglio scientifico culturale che potesse, voglio dire, creare sinergia con la nostra struttura. Abbiamo già inserito come nella nostra mission aziendale quella di destinare parte dei nostri utili aziendali alla ricerca e sviluppo.
La società punta molto sul caratterizzare i prodotti e dare una tracciabilità dal momento in cui la materia prima viene, diciamo, raccolta per essere lavorata, sino a quando la stessa poi non viene messa sul mercato sia come materia prima e sia come prodotto finale. Quello su cui punta moltissimo l'azienda, intanto, è il rispetto della normativa in materia di regole, di regolamentazione legate agli integratori alimentari, in modo tale da garantire i massimi livelli di qualità del prodotto e gli alti standard qualitativi. Questo cosa significa? Che il prodotto che noi mettiamo sul mercato non è un prodotto che deve essere assolutamente studiato dai nostri laboratori, e una volta che viene posto sul mercato ha superato tutto l'iter, un iter abbastanza laborioso che alcune volte impiega anche anni per la realizzazione della materia prima, perché presuppone non solo una ricerca di laboratorio, ma anche lo studio degli standard a livello poi industriale, e ancor prima deve essere comunque basato su una ricerca che viene fatta in collaborazione con gli istituti di ricerca con cui l'azienda ormai ha stretto un rapporto di partenariato, che ne garantiscono la sicurezza nel campo alimentare, ma ancora di più in campo salutistico. Parliamo delle DPF, degli altri prodotti in combinazione o altri estratti di matrice vegetale, possono essere acquistati, diciamo, ne possono beneficiare i consumatori finali nel momento in cui arrivano sul prodotto finito, e ad oggi le migliori aziende nel mondo che sono distributori di questi prodotti abbiamo, diciamo, il grande piacere di servirli noi, proprio perché ci tengono all'altissima qualità del nostro prodotto, che è un prodotto standardizzato ormai, però che viene fuori da uno studio particolare e ha un corredo documentale di ricerche scientifiche che ne acclari l'efficacia. Ad oggi l'azienda, comunque, nonostante il leader nel territorio per l'estrazione su matrice vegetale, quindi per l'estrazione di principi attivi, punta moltissimo anche ad arrivare a realizzare dei prodotti finiti con delle linee ben specifiche, studiate, che verranno lanciate nel prossimo futuro.